Il nodo cruciale è quello del piano di riequilibrio, è stato registrato e ci sono delle rilevanti criticità, ma sostanzialmente lei pensa che vincerà questa partita o no? Ma intanto le rilevanti criticità sono le due parole che ho letto anche io da un documento che non mi è ancora stato ufficialmente inviato, questo voglio chiarire, perché se due parole che hanno un peso possono, diciamo così, mettere in dubbio un lavoro di tanti anni, c'è qualcosa che non funziona. La Corte dei Conti durante la conclusione dell'adunanza ha fatto la relazione, come è normale, come è stato anche nella passata esperienza, inviterà il sindaco a dibattere su un percorso che dalla relazione non ritengo sufficientemente esaustivo in relazione a criticità rilevanti, non rilevanti, lo vedremo poi quando avremo la relazione. La relazione non è stata ancora inviata, ritengo che in settimana sarà inviata e ci sarà l'adunanza nella quale, come ho sempre detto, la città merita comunque una risposta. Una cosa però la voglio chiarire, è un piano di riequilibrio che nasce nel 2012, io al tempo nel 2013 ero revisore dei conti, siamo nel 2023, il mondo è cambiato perché siamo passati da due crisi impegnative e una pandemia che ci ha scosso, figuriamoci se dopo 10 anni tutto il lavoro che abbiamo fatto non ha portato a grandi risultati, quindi vedremo cosa la Corte ha individuato, partendo dal presupposto che il piano nasce dal 2014, siamo nel 2023, dal 2019 è stato fatto un grande lavoro con l'abbattimento di una massa debitoria che è sostanza e non solo forma. E superando queste criticità si può fare il piano che lei ha detto in termini di assunzione, se no si ripartirebbe dal famoso dissesto. Ma il piano assunzione è stato approvato dalla Commissione, quindi il via libera noi ce l'abbiamo, sapendo che la Commissione ha valutato un piano assunzionale in costanza di piano di riequilibrio, quindi le capacità assunzionali rimangono, i concorsi verranno tranquillamente espletati, non è questo il problema, piuttosto è dare una risposta alla città che, ripeto, in 10 anni è totalmente cambiata e ha abbattuto tutta la massa debitoria. È chiaro che la magistratura contabile fa il proprio lavoro, ci mancherebbe, anzi sarò io stesso a chiedere ancora più rigore e controllo per i nostri conti che per tanti anni sono stati abbandonati, passatemi il termine magari non carino, ma oggi hanno una situazione totalmente differente.